22 e 5 minuti. Buonasera, ben ritrovati a Tag speciale Municipi. Proseguono qui su Teleroma 56 i confronti tra i candidati presidenti dei 14 municipi nei quali per effetto del voto del primo turno del 26-27 maggio si è arrivati al ballottaggio domenica e lunedì. Lo ricordiamo, si voterà di nuovo non soltanto per scegliere tra Alemanno e Marino che sarà a guidare il Campidoglio per i prossimi 5 anni, ma anche appunto per scegliere i cosiddetti minisindaci. Partiamo. Stasera col primo confronto che riguarda il municipio undicesimo, ex eh, quindicesimo, quello per capirci che tra le altre zone comprende quelle di Marconi, di Portuense, eh, del Trullo, municipio nel quale al ballottaggio sono arrivati Francesco Smedile, buonasera, candidato per il buonasera, centro-destra, buonasera, ben eh, trovato, buonasera. mentre Maurizio Velocia, buonasera, buonasera, anche a lei, candidato eh, del, eh, della coalizione di centro-sinistra. Possiamo vedere la schermata relativa ai risultati ottenuti al primo turno si riparte da qui, Maurizio Veloce a 44,3%, 35 anni, segretario del circolo del Partito Democratico del Municipio, ha vinto le primarie di coalizione. Prova a raccogliere l'eredità di un presidente longevo come Gianni Paris per 15 anni alla guida del municipio. Francesco Smedile, 29,6%, consigliere comunale uscente, nelle fila dell'Udc, ora passato al PDL, si candida appunto a guidare una roccaforte del centro-sinistra e da qui partiamo, Smedile, per chiederle perché ha deciso di candidarsi. Beh, era il municipio dove eravamo più in difficoltà. Io ci tengo a dire che non sono passato col PDL... L'Udc non ha presentato il proprio simbolo alle elezioni e noi abbiamo fatto una scelta di, di campo nel centro-destra. Chiamiamolo apparentamento. So. Ma è apparentamento, sai, quando il tuo partito non, non, candida, non, non, non mette il proprio simbolo in lizza, diciamo hai necessariamente la, la necessità di schierarti. È un municipio difficile, è un municipio dove la lista, per esempio, Cittadini per Roma è riuscita a mettere insieme solo 18 candidati perché i loro signori lo difendono bene, è una roccaforte di sinistra, pensate che sono 20 anni che nel municipio c'è una maggioranza di sinistra. 15 Paris, insomma, l'ha lo ricordiamo. E 15 Paris. Velocia, lei perché ha deciso di candidarsi? Ma io per una questione anche di carattere politico ma anche di carattere un pochino più personale nel senso che io vorrei rappresentare una generazione, io ho 35 anni, ho fatto le primarie in questo municipio, le ho vinte bene ecco una generazione che deve passare dal, dalle due ipotesi che ha oggi di fronte cioè quella o di scappare all'estero oppure di continuare a lamentarsi a invece a un impegno, un impegno serio, un impegno vero, un impegno convinto anche per ridare un po' di dignità alla politica, insomma. Per cui io ci ho messo la faccia, ho fatto le primarie, sono stato tra le persone, sono sei mesi che stiamo tra le persone e questo è, è l'obiettivo fondamentale: rinnovare, cercare di conservare tutto ciò che di buono è stato fatto in questi anni, però anche appunto profondamente rinnovare la rappresentanza politica. Ecco, da lei riparto per chiederle eh, che municipio immagina per i prossimi cinque anni. Ma io immagino soprattutto un municipio che sia più vivibile. Un municipio che sia più verde, ad esempio, noi dobbiamo strappare. Eh tante parti della nostra città, io penso a tutta Roma, penso anche al nostro municipio, dall'incuria e dall'abbandono anche di questi ultimi anni di governo Alevanno eh, e riconsegnarli ai cittadini. Io penso soltanto ad ogni quartiere del nostro municipio che ha tantissime parti di verde che non sono sfruttate, che non sono fruibili. Il nostro municipio è uno dei municipi che ha un rapporto abitanti e metri quadri di verde tra i più alti a Roma. Ma se noi pensiamo invece al rapporto tra abitanti e metri quadrati di verde fruibili, quelli che effettivamente possono essere fruiti dai cittadini, ma questo rapporto decresce molto. Noi dobbiamo riconsegnare tante, par tante parti di verde ai nostri, ai nostri concittadini. Penso a Marconi, al Parco Papareschi, penso al Trullo, penso alla Valle dei Casali. Noi dobbiamo rendere attrezzati per esempio i nostri parchi e le nostre riserve naturali. La sua scelta in, diciamo, per quello che immagina di fare in continuità o in parziale discontinuità con quello che c'è stato fino adesso con la guida di Paris? Ma come, come ha detto il mio, il mio collega Smedile, eh, noi in questo municipio abbiamo governato per tanti anni perché ci abbiamo sempre messo l'impegno e la passione. Io, quindi, penso che noi dobbiamo andare in continuità con un rapporto che si è creato con i cittadini, appunto di, di partecipazione alle attività del, del nostro governo. Però dobbiamo anche saper rinnovare. Dobbiamo saper rinnovare la rappresentanza politica, dobbiamo capire quali sono le nuove sfide della città e dobbiamo essere all'altezza di queste sfide. Per esempio io penso che una delle grandi questioni che noi abbiamo sia l'innovazione all'interno della città, l'innovazione anche a livello di, di servizi innovativi. Penso ad esempio alla questione della, della, delle scuole. Noi abbiamo una situazione all'interno delle scuole che è penosa. Questo a livello ovviamente anche nazionale, sia per quanto concerne la manutenzione scolastica, sia per quanto concerne anche la qualità dei servizi educativi. Noi su questo anche a livello locale dobbiamo provare ad investire, ad investire con dei progetti che possano essere assolutamente innovativi e possano anche cogliere alcune cose positive che sono state fatte nel passato. Per esempio nelle scuole del 15 municipio, la maggior parte delle scuole del 15 Municipio hanno sopra la loro testa delle, dei tetti fotovoltaici. Questo significa un risparmio da un punto di vista energetico, significa inquinare di meno. Cioè, ecco, dobbiamo essere, da questo punto di vista, in continuità con la grande capacità innovativa degli ultimi anni. Smedile, credo, visto che ha deciso di candidarsi, eh, vorrà candidarsi in discontinuità con quello che c'è stato de eh, fino, io... fino adesso. Perché e che municipio immaginerei? No, decisamente in discontinuità, perché a me fa piacere sentire eh, il mio avversario... Insomma, ha una qualche difficoltà, obiettivamente, nel dire, nel dire qualcosa di importante in discontinuità. Però sa benissimo che in quel municipio c'è bisogno di una grande discontinuità, un'importante discontinuità. Perché eh, è davvero surreale immaginare che tutti i mali di quel municipio adesso vengano addossati agli ultimi cinque anni di governo Alemanno. Eh, che io non difendo indipendentemente dagli errori, perché ogni, ogni amministrazione fa delle cose buone e commette degli errori. Però ecco, immaginate che dopo vent'anni di governo di quel territorio, di cui i 15 con una maggioranza capitolina omogenea possano essere addossati in termini di, di incuria del territorio, in termini di attenzione ad alcuni aspetti sociali che esistono sul territorio venga la dossaia dalle manno, vabbè, fa parte della campagna elettorale, lo capisco, lui non me ne vorrà, però insomma è abbastanza, abbastanza divertente eh, per me sentirlo. Quindi io credo che ci sia invece bisogno di una forte discontinuità. In che, in che direzione? Secondo me c'è stata eh, proprio la, la, la longeva presenza della stessa maggioranza, ha prodotto un mantenimento dello status quo di tantissime situazioni. È come se non vi fosse stata la necessità di competere per migliorare. Insomma, che è successo in, in modo abbastanza particolare, quasi solo in quel versante della città. In, in quasi tutti gli altri municipi c'è stato un turnover, un cambio di maggioranze, anche i municipi storicamente eh, attribuiti e assegnati alla sinistra per, per diversi motivi e lì invece c'è, a mio giudizio, soprattutto nell'ultima gestione Paris un mantenimento della situazione privo di, di un'attenzione, di un lavoro quotidiano sul territorio. Io lo leggo da, da tantissime cose che non dipendono necessariamente da grandi risorse economiche. Oggi in un'altra occasione facevamo l'esempio eh, del, del recupero di Marconi, dell'abusivismo commerciale, eh, di un'attenzione particolare in alcune zone della città come in Magliana in cui c'è questa ipocrisia, lì c'è un problema. Serio, molto serio, siamo quasi alla esplosione di un problema sociale eh, sui rom e sugli immigrati che non viene trattato, secondo me, con la giusta fermezza. Ecco, è eh. uno dei temi che abbiamo eh, scelto, riparto da lei Smedile, per eh, diciamo, ciò che caratterizza il, il vostro municipio. Dal trullo penso a... All'area sotto al Viadotto della Magliana, all'ex stabilimento Vela De Mar, che sicuramente un... conoscerete a Via della Magliana. Quello dei microinsediamenti Rom è un problema che è stato segnalato spesso dai cittadini del, eh sì. del vostro territorio. Dal punto di vista di sgomberi e sicurezza, mettiamoli insieme questi due temi. Smedile, il centrodestra, cosa farà? Allora, Innanzitutto stavere... bisogna evolvere questa logica dello sgombero eh, in quanto tale. Perché, perché allo sgombero deve seguire l'uso di quegli spazi e il recupero di quegli spazi, che altrimenti è veramente la, una ruota, no? lo sgombero, che tra l'altro significa anche risorse economiche, che poi ritorna a dover essere necessario perché le aree, quelle zone vengono rioccupate. È necessario, io, io spero, mi auguro, vedi, a livello nazionale non vi sono più politiche urbane così come le intendo io ormai da qualche lustro. Ed è assolutamente evidente che nelle mani dei sindaci deve essere affidato un che in più in termini di poteri. Lei Immagini, immagini la prostituzione: cioè noi possiamo risolvere il problema, per esempio, che esiste su Viale Marconi, sulla coda di Viale Marconi, eh, con le ammende amministrative. Cioè non gli fanno discucire un baffo le ammende amministrative, ne agli avventori e né alle ragazze che sono in strada. Quindi bisogna assolutamente trovare un modo nel Paese, non solo a Roma, perché a Roma poi ce ne sarebbe l'occasione con questa benedetta riforma di Roma Capitale che ho vissuto e gestito in prima persona, di aumentare il potere dei sindaci. Gli sgomberi rispetto ad alcuni insegnamenti sono anche necessari per il bene stesso delle persone che vivono in quelle condizioni. Però bisogna uscire dall'ipocrisia. Cioè noi dobbiamo assumere la responsabilità, come classe dirigente, di dire definitivamente se e dove vanno realizzati dei campi di sosta per queste persone, soprattutto per quelle che sono italiane e non possono essere sgomberate. Ma non possono più immaginarsi realtà di convivenza fra famiglie normali, persone normali che si alzano la mattina e vanno a lavorare e poi si affacciano alla finestra, e lo sai meglio di me assistono a delle situazioni veramente incredibili eh Allora lo chiediamo proprio a Velocia da questo punto di vista lei cosa ha intenzione di fare? Io ho messo insieme i temi sgomberi e sicurezza perché così sono percepiti dai, dai cittadini sì, sono però, percepiti come temi Però legati. mi faccia dire una cosa su quello che diceva prima Smedini insomma perché la vera discontinuità c'è stata in questi cinque anni perché a Roma non è che ha governato il centro-sinistra ha governato la Giunta Alemanno in questi cinque anni a Roma e quello che è stato discontinuo è il fatto che in questi cinque anni la Giunta Alemanno nel nostro municipio non ha investito neppure un euro quello che è stato discontinuo è il fatto che tutti i progetti che erano stati avviati nel passato stanno ancora fermi ed immobili. Non c'è stata una inaugurazione, una inaugurazione in del alemanno. municipio però alemanno. uno skate park. No, no, non c'è stata una. In ecco, io vorrei capire però che necessità. cosa ha fatto Alemanno. Che cosa in un momento ha di necessità cui avete pensato che lo alemanno skate park anni? sia più importante no, del il recupero problema. del trullo, per esempio. Vedi, anche su questo io penso noi dobbiamo fare un passaggio culturale nuovo. Lo skate park, skate park è stato realizzato in una piazza che era un accampamento per, per nomadi abusivi per tanti sì, anni. Ma non era una allora il punto qual è? Che noi non possiamo continuare, e mi rilascio la sua domanda, a fare degli sgomberi che costano che sono vessatori e che non risolvono alcun tipo di problema perché il giorno dopo quelle persone restano lì o stanno 100 metri più avanti. E quindi vogliamo Noi dobbiamo lasciare, riconquistare vogliamo gli spazi. Lasciare le persone, per le persone, la ex Miralanza, è stata occupata per tanti mesi appunto da dei nomadi, ci sono morti alcuni nomadi, ci sono stati dei roghi dentro la ex Miralanza. Allora come si fa a risolvere questo problema? Si recupera la ex Miralanza, ci si mette l'Accademia Silvio D'Amico cosa che in questi anni non è stato fatto eh, che cosa accade ad esempio sulle golene del Tevere dove ci sono degli accampamenti abusivi da anni si recuperano le golene del Tevere adesso sta partendo un progetto per fare lì un parco fluviale sì, con un finanziamento lei... di 600.000 mila euro sono, da parte della giunta di centrosinistra bloccata per ci eh, sono delle cose il che hai scritto sul tuo volantino che secondo non me, vengono ripetute però, aspetta, da 15 anni secondo me eh, Francesco il punto vero è che o noi facciamo una battaglia davvero di tutti per evitare di parlare alla pancia delle persone. E allora Quando le mani dice: Eh appunto, usciamo dall'ipocrisia. Gli sgombri è un'ipocrisia vergognosa, no, devi... perché noi no. spendiamo dei soldi inutilmente per delle persone che le facciamo spostare Però da una parte all'altra. Allora, è lo so anche è dire punto, che Francesco. quelli sono tutti buoni. No, perché non è così. Ma chi lo dice: ma magari non riuscissimo a fare una selezione vera delle persone che delinquono e di quelle che non delinquono, come per gli italiani. Anche per i Rom e per i Sinti, le persone per bene vanno aiutate e integrate, le persone che delinquono vanno assolutamente colpite. Purtroppo, invece, nei nostri campi nomadi, le persone che delinquono stanno insieme alle persone per bene e nessuno le controlla, perché questi campi sono diventati dei porti di mare. Noi avevamo un campo, mer meraviglioso no, ma avevamo un campo che in, però, cui, in cui a c'era l'80% di scolarizzazione. Tu però devi dire Cosa pubblicamente, è perché, io, perché io le conosco 500 bene, 500 persone sono state trasferite da Casilino dentro tu, il campo Tu però non puoi, non come fate a non ammettere che l'80%, il 90% di queste persone vive di espedienti a danno delle persone normali. No, io penso ma è quello. così? Io cioè, penso non è che stiamo descrivendo no, no, un ma... mondo nel quale ci sono no, ma... all'interno di questa realtà il 50% di persone che vive del proprio ma vedi, lavoro? Ma vedi, Francesco, il punto vero è che in cinque anni. Alemanno ha fatto soltanto un'analisi del problema, ah no. ci, ha anni anni. Proble ci ha detto per 15 anni che il problema era il bonismo di Veltroni e di Rutelli. Dopodiché è arrivato guarda, lui, lo sceriffo, guarda. vorrei capire cosa ha fatto. Veltroni, ha fatto? Veltroni però, insomma, no, non essere, non essere meno leale di Veltroni, perché Veltroni, no, riconobbe, di Veltroni. Veltroni riconobbe a un certo punto del suo mandato, lo riconobbe pubblicamente come fanno gli uomini delle istituzioni. Come fanno gli uomini delle istituzioni? Riconobbe che vi fu obiettivamente un eccesso di tolleranza rispetto ad alcune realtà. Ad alcune... Ora, se lo ha riconosciuto Veltroni, che è una Masso, persona autorevole, credo che possa riconoscerlo pure tu: ma che vi è un eccesso cosa, di tolleranza. Ma allora, Francesco, non viviamo di ricordi. Io sto dicendo una cosa che la tolleranza nei confronti di chi delinque non ci deve assolutamente essere, anche perché se noi colpiamo chi delinque diamo aiuto a chi invece vuole comportarsi per bene, diamo la possibilità a chi si ecco. vuole comportare per bene di allora, allontanare le persone che non si comportano per Magliana bene. Alla Magliana devi dire, come sto dicendo io, che vi è la necessità immediata di interventi di polizia che poi devono essere eseguiti, come dici tu. Dal, re, dal riuso di quegli spazi. Ma a Magliana. Mi, mi inserisco, dire, scusate, no, con, una, con una domanda. 90 ma la, persone su 100 mi chiede no, la microcriminalità che è preoccupante. siamo d'accordo. Posso dire, siamo d'accordo que, su questo con Francesco. Insieme dobbiamo dire al sindaco Alemanno che deve intervenire alla Magliana, perché il sindaco Alemanno non è mai intervenuto, o meglio, è intervenuto con dei pagliativi, è intervenuto per poter dire su un manifesto, ha sgomberato il ponte della, della Magliana, sapendo che oggi, se noi andiamo lassù sotto sotto al Cavalcavia, vediamo... Che disastro che c'è, che degrado che c'è per le persone che stanno lì. O Vabbè, almeno per... ci ha provato. Ci chiediamo chiediamo che... questo discorso. La microcriminalità della zona, che è un fattore che preoccupa molto i, i cittadini, certo. sappiamo anche la nomea, che magari a volte è immeritata, che ha la zona della Magliana, per esempio. Ma è un problema legato soltanto agli insediamenti dei Rom? O c'è da intervenire anche dal punto di vista dei presidi con altri strumenti? Perché. Non ci sono solo i Rom che delinquono in quella guardata. c'è bisogno di rimettere la stazione dei Carabinieri al trullo il più presto possibile? Ma Il più presto possibile. Eh, prima uno e poi l'altro, insomma, <ride> sì, le ricette sì. sono... Eh, c'è cioè, bisogno obiettivamente di una presenza dello Stato maggiore, perché non sono solo i Rom il problema di quel quadrante, però obiettivamente in alcuni quartieri... Che in altri sono più concentrati sull'abusivismo commerciale, su altri tipi eh, di, di, di attività criminali. Ora però, attenzione: eh, io non voglio criminalizzare una comunità, perché non è così, che poi nel Municipio sono tante, anche, tante realtà bellissime, anche alcune proposte dalla sinistra rispetto ad alcune eh, cooperative sociali, cooperative integrate che operano a sostegno dei più deboli. Io non, sono, non getto via mai il bambino e l'acqua sporca contemporaneamente. Però è un fatto che la presenza ingente di eh, eh, irregolari e in modo particolare negli insediamenti di Roma, io li chiamo così, ma anche qui ci sarebbe da spiegare molto, da dire molto non certo sulla più la natura la degli insediamenti, sì. ha amplificato la situazione a livelli di guardia. Veloce su, brevemente su questo, così andiamo su altri temi. Ma io penso questo, che noi abbiamo in diversi quartieri della nostra città quindi non soltanto a Magliana o al trullo, dei problemi di, di microcriminalità che prescindono anche dalla vicenda diciamo, degli accampamenti abusivi e che sono legati ad un degrado e ad un'assenza di controllo. Che però, guardate, non è soltanto un controllo di polizia. Certo ci vorrebbe, ci vorrebbe più controllo del territorio, purtroppo le volanti non hanno nemmeno la benzina. Per, per potersi muovere nella città. Ma il punto vero è che noi, soprattutto come amministrazioni, dovremmo cercare anche di occupare gli spazi attraverso delle attività culturali. Io per esempio sono assolutamente favorevole e. Penso che il futuro sindaco di Roma, spero Ignazio Marino, eh, riprenda il discorso di un'estate romana decentrata, cioè noi dobbiamo anche in periferia portare eventi culturali, portare eventi sociali, spettacoli, perché ci sarà sempre un angolo della città in cui la volante non arriva e però là ci devono essere associazioni. Sì, sì è stato, stato chiaro, la riqualificazione come strumento di sicurezza. Vi porto su un altro tema, riparto da lei Smedile. Il problema che vi riguarda in coabitazione col municipio limitrofo, l'ex sedicesimo, che è quello dei siti che ospitano i rifiuti. Parlo di Malagrotta che si avvia, pare a chiusura, ma anche di quell'ipotesi che rimane lì di Monti dell'Ortaccio. Quindi il fatto che la Valle Galeria in generale possa essere ancora il teatro del smaltimento dei rifiuti di Roma preoccupa molto i cittadini del vostro territorio. Ora io ricordo i cordoni di Paris e Bellini davanti all'entrata di. Di Monti dell'Ortaccio, da questo punto di vista, svedile se sarà eletto, cosa dirà alle istituzioni centrali? Ma la questione di Monti dell'Ortaccio, il no su Monti dell'Ortaccio mi sembra evidente, ormai è generalizzato, diciamo, oggi generalizzato, oggi generalizzato, grazie molto grazie all'impegno dei cittadini di Piana del Sole, di Ponte Galeria e del sedicesimo municipio che hanno fatto una battaglia. Secondo me è di decenza perché insomma, no, non si può passare tutta la vita in queste condizioni. Io dico una battaglia di oggi perché obiettivamente lì c'è un ritardo generale dell'amministrazione: che cose che accadono soltanto nel nostro paese, cioè sapevamo da 10 anni, da 15 anni che la capienza di Malagrotta era completata. Io ricordo di aver visto nel 2004, mi sembra, nel 2003 il progetto che è completamente a carico del privato della trasformazione in parco. Eh, dell'area utilizzata dalla discarica e, e abbiamo tutti quanti colpevolmente lasciato correre, lasciato trascorrere il tempo, come se i rifiuti, sentivo i grillini ad una trasmissione, ci mettevamo a ridere sia io eh, che lui, che parlavano di rifiuti zero. No, I rifiuti una città grande come Roma li produce, eh, vanno trattati, però comunque di una locazione di discarica ci sarà sempre bisogno. Quindi, la colpevole errore di non aver preso questa decisione tanti anni fa, eh, ma adesso, sono, questo, adesso siete pronti, lo chiedo a entrambi, brevemente lei Smedile, poi la parola a velocia, mh, alle barricate così come Dai, eh, ci sono state ci fino sarà... adesso per evitare che Monti dell'Ortaccio sia poi il luogo di... L'amministrazione Capitolina ha presentato il ricorso contro la decisione, mi pare di capire che Monti dell'Ortaccio sia stata ormai definitivamente abbandonata. Eh, come scelta, se non fosse così è chiaro che la battaglia continuerà senza dubbio. Veloce sul tema rifiuti? Assolutamente, noi, noi proseguiremo nella lotta ad oltranza contro qualsiasi ipotesi di eh, una nuova discarica nella Valle Galeria. Noi in realtà lì dobbiamo veramente fare un'inversione a U. Cioè la Valle Galaria è stata considerata per troppi anni la discarica non soltanto dei rifiuti ma proprio industriale della città. Lì ci sta di tutto. C'è un inceneritore di rifiuti ospedalieri, c'è una raffineria, ci sono tantissimi depositi di oli. Ecco, noi dobbiamo davvero invertire questa rotta e quindi non soltanto chiudere Malagrotta, non soltanto non fare monti dell'ortaccio, ma dobbiamo anche cominciare a delocalizzare quelle, quelle attività industriali impattanti. E poi, però. Su questo dobbiamo renderci conto che davvero non abbiamo più tempo da perdere. Per fare tutto questo dobbiamo cominciare a fare una raccolta differenziata degna di questo nome. A Marconi, ad esempio, è stato fatto un tentativo dall'AMA è stato un tentativo drammatico in questi cinque anni noi abbiamo addirittura incentivato i cittadini a non fare la raccolta differenziata perché con questo tentativo della raccolta duale in cui c'erano questi camioncini mobili che si muovevano, non si sapeva a che ora andavano, a che ora tornavano, la gente davvero non sapeva come riuscire a fare la differenziata e la conseguenza di tutto questo è stata che a Marconi noi abbiamo una situazione drammatica per quanto riguarda il degrado e la pulizia sì, del vero. quartiere andiamo un po' a tentativi su questa vicenda, Se io... Un invito che rivolgo a, a entrambi i candidati sindaci, chiunque dovesse vincere, al mio di candidato sindaco l'ho già detto. Eh, è semplicissimo: eh, quando in un altro luogo, in un'altra città del mondo, d'Europa, usano un modello e quel modello funziona, beh, sarà bene che noi italiani ci rassegniamo di tanto in tanto sì, sì. a non italianizzare per forza a guardare modelli... quello che di buono c'è in casa altrui. Sì, sì. Ma eh, eh, comunque, che... mi pare di capire il no a Monti dell'Ortaccio è condiviso almeno da. Da questo punto di vista. Ultimo tema, vi chiedo però per cortesia un, un, minuto, un minuto e mezzo a testa perché poi siamo in chiusura. È quello delle opere che hanno caratterizzato, dei cantieri che hanno caratterizzato il, il vostro municipio. Penso ad un'opera ancora molto lontana dal completamento che è il ponticello di, di via Portuense. Penso ad un'opera in via di completamento che è il ponte pedonale che collegherà eh, Testaccio con, con Marconi. Da questo punto di vista, riparto da lei, Velocia. Eh, c'è stato troppo immobilismo nel senso che per esempio il ponticello di Via Portuense è un'opera che si è trascinata per le lunghe e cosa si può fare in un municipio, aggiungo, che per la viabilità, per il traffico è particolarmente congestionato. Guardi, il, il ponticello della Portuense dopo davvero tantissimi anni si è riusciti a fortunatamente a finanziare il progetto. A progettarlo e ad inserire le opere già prima della, delle elezioni del 2008. Oggi siamo ancora a questo livello: ci sono stati un anno e mezzo di sospensione dei lavori a causa della sovrintendenza, poi c'è stato però anche un anno e mezzo di sospensione dei lavori a causa del fatto che i fondi previsti sono stati bloccati dalla giunta di Alemanna. Mi dispiace dirlo perché sembra che ce l'abbia con il sindaco, però purtroppo è così. La cosa che io dico è che l'opera si può completare, si può completare se noi veramente. Facciamo, ecco, anche qui un accordo bipartisan per cui chiunque vince fa sbloccare immediatamente questi fondi. L'altra questione drammatica è però che i grandi investimenti in questo municipio non sono stati fatti. Io penso soltanto a due cose. La metro, metro D purtroppo mi pare ormai archiviata e doveva servire proprio questi territori. Vista la situazione della Cinza, ma non ordine affabrea lontana. Il ponte dei congressi per poter riuscire a sbloccare quell'imbuto drammatico della Magliana. E poi io rilancio ancora trasporto su ferro, visto che non abbiamo la metro, tram 8 a Marconi per abbattere l'inquinamento di una parte di città in cui per la maggior parte o quasi dei giorni eh, la centralina dell'ARPA supera i livelli consentiti di inquinamento. Io eh, ho un ricordo nitido porta la mia firma e il finanziamento come Presidente della Commissione Roma Capitale di diversi interventi. Nell'ex, nell'undicesimo municipio, nell fra cui per esempio il palazzetto dello sport di Corviale, non so se tu lo sai, ma le risorse furono assegnate dalla so, presidenza. So che è bloccato, no? E magari, dirai, no, magari <ride> mi dirai che anche quello è colpa di Alema Perché la cosa divertente qual è? La cosa divertente qual è? Dio, che, divertente qual è? Eh, piove governo ladro: è una cosa, tanto non paga Piove governo ladro, fa ridere sta vicenda perché? Fa ridere. Eh sì, perché quando un portuenza. intervento è bloccato dal patto di stabilità è bloccato dal patto di stabilità, non è non colpa del sindaco e, e nella malagurata ipotesi in cui dobbiate vincere le elezioni lo scoprirete quando, come nel caso del palazzetto dello sport di Corviale, fallisce l'impresa e ringraziando Dio non aveva iniziato i lavori perché se avesse iniziato i lavori con le procedure che abbiamo ci volevano altri due anni a riassegnare quell'appalto Ringraziando Dio è fallita prima di iniziare i lavori e questo produce un anno di fermo. Ma non è cioè, un anno, sono due anni. Che è, è un anno e mezzo. Per sbloccare queste anni. opere bloccate, per carità. Allora, è per possibile. sbloccare queste opere bloccate ci vuole ben altro che l'impegno di Paris, diciamo così, nel senso che su questo siamo d'accordo, anche se lui non lo può dire con la stessa... Mi mi no, mettiamo... con la stessa forza Leggene le chiedo l'impegno di, le... no, di smedire su questo, no, non lo no. può dire con la stessa sì. forza con cui lo dico io. Che oggi gli raccontavo che contro la giunta Rutelli, quando ero presidente dell'ottavo <ride> municipio, dormi su un ponte per tre giorni e tre notti finché l'opera non fu sbloccata. Lui mi ha risposto, dice, però, che dignità è? No, il presidente del municipio è una no, specie di guerrigliero la troveremo a via Portuello che deve cosa. sapersi far rispettare Noi sul ponticello di Portuello lo faremo insieme però facciamo in modo che Alemano invece si svegli tra i ma, per carità, ma, per ma su questo giorni, io non farò insomma, sconti a nessuno e mi auguro che se sarà Marino il sindaco di Roma tu non farai a Marino gli stessi sconti che gli ha fatto Paris nei dieci anni di maggioranza omogenea mi pare che tu sia una persona diversa me lo auguro eh, il ponticello di Marconi lo diciamo con grande chiarezza e lo dico con fermezza perché in termini di procedura so perfettamente quello che dico, in cinque mesi è completato, in cinque mesi è completato. E su questo mi permetto di essere un pochino presuntuoso. Anche un'altra opera può essere sbloccata grazie ad un provvedimento del governo che, che ci ha dato la possibilità di eh, aumentare la quota di, di riserva del patto di stabilità, che è una cosa sulla quale credo che tieni anche tu che il mercato. La riqualificazione del mercato in sedia impropria di via Portuense di fronte al Forlanini. Questi due interventi sono pronti. Poi c'è un tema di grandi interventi sul municipio. Io concludo dicendo una cosa: questo municipio che non mi piace l'idea di dipingerlo come un luogo. Eh, mi è accaduto anche quando presiedevo Torbella Monaca: Cioè questo non è un posto dove c'è solo gentaccia, gent è un posto dove vive una comunità di persone deliziose. È il luogo di ingresso alla città, dall'aeroporto di Fiumicino. Contiene la nuova fiera di Roma, contiene perfino la sede della, della Regione Lazio al proprio interno. È chiaro che deve sognare molto di più questo territorio. Si deve occupare delle cose piccole e contingenti, però ha bisogno assolutamente di avere rapporti forti sullo sviluppo e deve sognare molto di più. Prima Smedile Paveloccia, 30 secondi a testa vi prego senza interrompervi un appello ai eh, cittadini Smedile perché il 9 e il 10 giugno i cittadini dell'undicesimo municipio dovrebbero votare per lei Io uso i 30 secondi per fare un appello diverso ai cittadini che tornino a votare eh, hanno votato eh, su 2 milioni e mezzo circa di cittadini romani che hanno diritto al voto hanno votato sia sì in no 800 mila cittadini romani c'è il rischio che il nuovo sindaco di Roma venga eletto da 3-400 mila persone su 2 milioni e mezzo di elettori. Io da uomo delle istituzioni credo che questo sia contro la democrazia e contro il concetto stesso di, di comunità. Quindi è chiaro, io mi auguro che scelgano me e il candidato sindaco Gianni Alemanno, però l'appello forte che faccio ai cittadini romani è di non protestare con l'assenza dalle urne, ma di andare a votare e di scegliere comunque il loro candidato sindaco. Perché votare veloce, 9 e 10 giugno? Io credo che noi dobbiamo dare una svolta a questa città, a Roma, e per dare una svolta a questa città io credo che sia necessario mettere in campo anche una nuova classe dirigente, una classe dirigente che sia radicata nel territorio, una classe dirigente che sia scelta da, dalla democrazia e secondo me le primarie sono assolutamente un bagno democratico. E poi anche dobbiamo riconoscere che in questo municipio chi ha governato ha governato sempre cercando di parlare con i cittadini. Io continuerò a farlo, voglio continuare a farlo. Sono sei mesi che sto nelle piazze, nei mercati, nei centri anziani, dappertutto. E credo che appunto una classe dirigente giovane, motivata, appassionata e del territorio possa, possa dare una mano in questo senso. Bocca al lupo a entrambi, Francesco Almedino e Maurizio lupo. Velocia, candidati alla presidenza dell'undicesimo municipio. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rientro. Spazio ad un altro territorio, quello del secondo municipio, tra poco.